Riprendiamo il bus tra paesaggi montuosi. La nostra meta è Terrassa, a una trentina di chilometri da Barcellona. Appena fuori dal centro c'è il sito di Egara, antica città romana, poi visigota. Distrutta dagli arabi, tra il X e l'XI secolo vi venne ricostruito un complesso di chiese romaniche. Ci siamo, è qui davanti ai nostri occhi. La piantina ci viene in aiuto. Nello stesso spiazzo sono state costruite tre chiese visigote, in parte ampliate e ricostruite in età romanica. La piantina con vari colori indica le epoche di costruzione. Così un plastico ricostruisce il primo complesso, ed in panoramica ecco scorrere la chiesa di San Pietro, la chiesa di San Michele ed infine la chiesa di Santa Maria. Nella sua veste romanica catalana sto camminando sul pavimento a mosaico che precede la chiesa di Santa Maria e tutto quel che rimane della precedente basilica paleocristiana, sulla quale, arretrando però, si è insediata la chiesa successiva. Ampliando il campo si vede che è un bel po' di superficie. Un atrio precede la navata, un pavimento a listelli con inserti in plexiglass consente di vedere le tombe e il fonte battesimale che gli scavi hanno messo in luce. C'è anche un mosaico che raffigura un pavone. Eravamo oltre l'arco, la chiesa ha un'unica navata con transetto. In successione scorrono il transetto sud, l'abside che è la parte più antica e risale al VI secolo, ed il transetto nord che è stato adornato con dei retabili. La chiesa di Santa Maria è stata consacrata nel 1112. Svolgeva la funzione di chiesa del monastero. Sulla parete del transetto sud un affresco romanico del XII secolo. In alto Cristo in trono, attorniato dalla mandorla di luce, benedice San Tommaso ed il suo diacono. Al di sotto scene del martirio di San Tommaso Becket. Siamo nell'abside e l'abside è la parte più antica. È qui che nella cupola si sono conservati affreschi del VI secolo. Al centro c'è il simbolo di Dio, al di sotto figure forse di fedeli, forse in processione. Ed ancora scene che rimandano alla vita di Cristo. Nel transetto nord sono state collocate bellissime pale d'altare gotiche, gli autori li conosciamo già. Al centro, in questa, i santi Abdon e Sennen, nell'altra San Michele Arcangelo. La loro eleganza rimanda al gotico cortese. In basso un drammatico compianto sul Cristo morto. Lasciamo Santa Maria per entrare nella chiesa di San Michele proprio a fianco. La piccola chiesa a pianta quadrata e la più antica, queste colonne centrali che sostengono la cupola stessa e le mura sono del VI secolo. Al di sotto della cupola, tra le colonne, era il luogo per la vasca battesimale ad immersione. Dei capitelli corinzi, alcuni sono romanici, altri di rimpiego. In alto al centro c'è Cristo nella mandorla sostenuta da quattro angeli, ai lati il sole e la luna. La sorpresa di trovare anche qui affreschi del VI-VIII secolo. Trovano disposizione nell'abside. Al di sotto del Cristo molto è andato perduto. Ma sono state individuate le figure inginocchiate degli apostoli. Sotto l'abside c'è una cripta molto mal illuminata, la sua finestra è coperta d'alabastro. Per ultima, all'altra estremità, la chiesa di San Pietro, la più grande, frutto della ricostruzione del XII secolo. Ha una sola navata ed una curiosa abside, che molto somiglia a una pala d'altare o, come lo chiamano gli spagnoli, un retablo.
all'interno delle nicchie affreschi dell'undicesimo secolo, della parete nord, un'apertura porta in una cappella più recente addobbata con un altare barocco. E da questa cappella ancora si entra in un'altra contigua e parallela alla navata principale, che ha la parete decorata con un affresco moderno. Sulle pareti della navata mal conservati affreschi del XIV secolo. Se la chiesa di Santa Maria era chiesa del monastero, questa di San Pietro era chiesa parrocchiale. Nel 450, ad Egara, come si chiamava questo luogo in epoca romana, era stata assegnata la diocesi ed era stato il vescovo a dare inizio ai lavori. Dopo traversie e ricostruzioni, il restauro è stato completato qualche anno fa. La bella giornata termina qui.